Noi però nei prossimi giorni, tutte le sere alle 6:30, domani sull'ambiente, dopodomani sul lavoro, parleremo di banche giovedì con tutto il tema di una proposta che il PD lancerà sui non performing loans, venerdì la pubblica amministrazione e il piano per l'innovazione digitale, tutti i giorni un dibattito sui contenuti. E partiamo dal tema chiave, caldo, cruciale, un tema sul quale, lasciatemelo dire, Marco ha segnato una svolta molto importante, dando molta più autorevolezza e sicurezza al nostro paese in questa fase così difficile che stiamo vivendo. Di questo gli sono e gli siamo grati, non è che viene da Marte, ha servito per anni e anni questo paese con varie responsabilità, a cominciare da quella alla guida dei servizi segreti, dei servizi di intelligence del nostro paese, ma ancora prima con varie responsabilità all'interno del partito e delle istituzioni. Ma la fase che noi stiamo vivendo è una fase difficilissima, una fase complicatissima, l'abbiamo visto ieri a Londra, lo abbiamo visto nei giorni scorsi a Manchester, l'abbiamo visto in tante capitali, lo vediamo anche nelle reazioni che spesso colgono i nostri concittadini, ne parlavamo poco prima con molti di voi, e quello che è accaduto a Torino, probabilmente Cristiano ne chiederà qualcosa anche su questo al Ministro, dimostra che c'è bisogno, c'è un grande bisogno di approfondimento sui temi della sicurezza. E poi c'è un'altra grande questione, qui ci sono molti del PD, direi tutti del PD, ma magari da casa chi ci sta condividendo non tutti sono del PD, il tema che la sicurezza può essere una parola di tutti, ma può essere una parola di sinistra. Marco credo che l'abbia sdoganata, il Ministro Minniti è stato forse uno dei più forti e interpreti, importanti personalità, che ha scelto di dire questa parola e di non vergognarsi della parola sicurezza. Bene, per tutti questi argomenti credo che sia davvero interessante la terrazza, quindi l'hashtag è la terrazza, terrazza o la terrazza? Terrazza PD, come avete messo, quindi terrazza PD, puntiamo a raggiungere decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone con questi appuntamenti e iniziamo proprio dal tema della sicurezza. Grazie a chi ci segue, condividete se possibile i vostri video, grazie a voi che avrete modo di fare due chiacchiere anche alla fine, e grazie a Cristiano e a Marco per essere qua con noi. Grazie mille. Grazie Matteo. Noi dobbiamo agire per affrontare il nodo cruciale che è quello della paura. Vede, i terroristi hanno in testa un'idea. L'idea è quella: dove colpiamo provochiamo il danno perché abbiamo colpito. Colpiamo nella maniera più efferata possibile perché dobbiamo trasmettere un messaggio di paura. Una democrazia impaurita è una democrazia più debole e più fragile. Il punto è che con la paura non si può giocare. È chiaro, e io mi auguro che tutto questo diventa adesso chiarissimo a tutti. Con la paura non si può giocare. Vede, io sono il Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno sa che la paura è un sentimento. E di fronte a un sentimento la cosa peggiore che si possa fare, che possa fare chiunque, sia esso il Ministro dell'Interno, sia esso un partito politico, è biasimare coloro che hanno questo sentimento. Biasimare coloro che hanno paura. Compito del Ministro dell'Interno, compito di una grande forza riformista come noi siamo, è stare vicini a quelli che hanno paura, ascoltarli. Tuttavia l'obiettivo nostro è quello di liberarli dalle paure, non costringerli ad essere sempre prigionieri delle loro paure. Questa è la differenza tra una grande forza riformista e i populisti. I riformisti liberano le persone dalla paura, i populisti vogliono che rimangano prigionieri della paura. L'unica possibilità per fermare tutto ciò è l'idea di avere un pieno controllo del territorio. E il controllo del territorio lo si fa mettendo insieme, questo è il punto cruciale, per questo è fondamentale anche il ruolo dei sindaci, mettendo insieme le forze di polizia nazionale, mettendo insieme i vigili urbani, utilizzando le strutture di difesa passiva. Il controllo del territorio è la parola chiave. E tuttavia questo controllo del territorio non deve nemmeno per un attimo far smarrire la fruibilità del territorio. Vede, noi a Natale e a Pasqua abbiamo messo in campo misure straordinarie, usiamo un termine un po' più impegnativo, poderose di sicurezza.
poderose di sicurezza. Bastava guardarsi in giro e vedevamo i blindati delle nostre forze armate che bloccavano alcune strade di grandissima frequentazione. La cosa più straordinaria e la più straordinaria soddisfazione per me era vedere che quelle misure di sicurezza così poderose non avevano impedito a una sola persona di festeggiare il Natale o la Pasqua. La cosa più bella, per esempio, era a un certo punto vedere via dei Fori Imperiali con i blindati, il checkpoint, uno all'inizio e uno alla fine, strapiena di gente. Ecco, questa è la mia idea della sicurezza. Questa è l'idea della sicurezza che una grande democrazia deve riuscire a far vivere. Questa è l'idea di sicurezza che una grande forza riformista come il Partito Democratico deve praticare. La dimostrazione di questa piena collaborazione, il tentativo di avere a tutti i livelli di governo del territorio le stesse buone pratiche, lo stesso quadro normativo, per quanto è possibile, più omogeneo possibile, anche nel bilancio dello Stato per la prima volta abbiamo introdotto proprio il bilancio di genere. Poche settimane fa io e il ministro Padoan abbiamo firmato il decreto che per la prima volta prevede l'obbligo di indicare come le politiche che lo Stato mette in campo attraverso la legge di bilancio incidano sul divario tra uomini e donne, se sono neutrali per questo divario, se lo diminuiscono o se paradossalmente in alcuni casi potrebbero addirittura ampliarlo. E credo che sia molto importante anche poi per poter fare delle scelte la volta successiva, cioè uno monitora l'impatto di alcune politiche e serve anche per valutare se confermarle o magari se rivederle, anche quanto lo Stato in qualche modo presti attenzione a queste tematiche. E proprio nel lavoro che stiamo cercando di fare e che poi verrà condiviso anche con le regioni, prima nella cabina di regia, poi anche in modo ufficiale in conferenza Stato-Regioni, ovviamente nella sede più formale, stiamo iniziando un lavoro che mira non soltanto a cercare di utilizzare, per esempio, in modo uniforme sul territorio le risorse che destiniamo al contrasto alla violenza sulle donne, perché ci sono risorse messe a disposizione dalle regioni e risorse messe a disposizione dallo Stato. Il piano prevede 18 milioni di euro quest'anno per il contrasto alla violenza sulle donne. Ma ogni regione poi deve decidere come utilizzarle sul proprio territorio. Allora stiamo cercando di avere un coordinamento per cui in ogni regione d'Italia si applichino buone pratiche, non ci siano cittadine che magari possono ritrovarsi svantaggiate perché vivono in una regione piuttosto che in un'altra. Con uno sforzo notevole che stiamo facendo anche in cabina di regia per individuare anche dei criteri comuni per i bandi e per la rendicontazione, perché è giusto poi che queste risorse siano spese tutte e solo davvero per politiche di contrasto alla violenza sulle donne in modo trasparente. Uno dei progetti che stiamo portando avanti e che sta seguendo in modo particolare Lucia, l'avvocato Annibale, è quello anche che cerca di avere in qualche modo delle linee di condotta, delle linee guida uniformi in tutta Italia anche per quanto riguarda in qualche modo la presa in carico delle vittime di violenza, proprio a cominciare dal momento in cui trovano poi il coraggio di denunciare o magari ancora prima, purtroppo, sono costrette a recarsi in un pronto soccorso per essere curate. Noi abbiamo approvato un piano strategico del turismo condiviso da privato, dalle regioni, dai privati, dalle regioni, che indica le linee strategiche, poi ognuno farà la propria parte per i prossimi 5 anni. Lì ci stanno scritte alcune cose molto chiare. L'Italia che ha il problema di governare la crescita nel settore del turismo, perché il turismo crescerà con milioni di persone in più ogni anno in Italia, perché il turismo interglobale cresce, paesi enormi che mandano milioni di persone fuori dai loro confini, paesi che non avevano turismo in uscita fino a qualche anno fa. Quindi dobbiamo governare in modo intelligente la crescita per farlo diventare un fattore importante per il paese, economia, occupazione, senza esserne travolti. E lì ci sono due punti di riferimento: puntare a un turismo sostenibile, quindi che rispetta la fragilità del nostro paesaggio, delle nostre città d'arte, quindi in grado di rispettarle. Secondo tema, Italia museo diffuso, esattamente per uscire da questa contraddizione che non è teorica, è concreta, è urgente. Alcuni luoghi che hanno un problema di sovraffollamento
e altri luoghi vicini nelle stesse città o a qualche chilometro di distanza che non richiamano il turismo internazionale che meriterebbero. Questa cosa passa attraverso delle scelte di lungo termine e delle scelte immediate. Le scelte di lungo termine sono strutturali, quindi infrastrutture, promozione all'estero, non andiamo più in Cina a promuovere gli Uffizi o Venezia, che non ne hanno bisogno, andiamo a promuovere i luoghi minori. L'anno scorso è stato l'anno dei cammini, quest'anno è l'anno dei borghi e si sta vedendo la crescita, perché poi se fai sistema, fai promozione, distribuisci anche meglio i flussi. C'è il problema del mezzogiorno che ha potenzialità di crescita enormi. Quindi sono scelte strategiche di fondo. Poi ci sono delle scelte urgenti che hanno due titoli. Uno è salvare l'identità delle nostre città, dei nostri centri storici. Il secondo è regolare i flussi. Il primo non è un discorso teorico. Noi abbiamo approvato alcune norme sulla possibilità di mandare via, le chiedevano i sindaci e le applicano piuttosto poco. Prima le chiedevano a gran voce, ci sono da mesi. E le applicano poco. La prima per spostare quelle baracche di ambulanti che vendono maglie da calcio o cose del genere dai luoghi più belli d'Italia. Oggettivamente. Sulla norma c'è. Seconda, salvare le attività tradizionali. C'è una seconda norma approvata, pochissimo utilizzata, che prevede che i sindaci possano identificare delle aree di particolare pregio dei loro centri storici e dire lì non c'è il tema, non c'è più la liberalizzazione delle attività commerciali, ma posso stabilire quale attività ci possono andare e quali no. Quindi posso evitare che una libreria o un negozio di frutta si trasformi in un negozio che vende souvenir o maglie di calcio. E salva l'identità dei luoghi, perché l'identità è data dai beni architettonici, ma anche dai beni materiali, l'identità dei nostri borghi, delle nostre città. Terza norma l'abbiamo appena approvata, per esempio, per evitare questo fenomeno che sembrava di nicchia, dei risciò o delle biciclette con quattro posti, a Firenze non si gira più. Quindi le abbiamo regolamentate, il sindaco può dire numero massimo, tipologie, eccetera. Quindi un tema è salvare l'originalità, non possiamo accettare un turismo che dove arriva fa diventare tutto uguale. Tutti i negozi uguali, tutte attività commerciali uguali, tutti i negozi di souvenir uguali. Venezia da questo punto di vista, per la parte negativa, è un punto di riferimento, non si può ripetere su alcune parti di Venezia, nelle altre città, quell'errore. Secondo tema è regolare i flussi, io l'ho detto chiaramente. Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza San Marco, il Ponte di Rialto, Ponte Vecchio, non possono contenere un numero illimitato di turisti, che siano 550.000, non ci stanno. C'è un problema di sicurezza e di tutela della fragilità della bellezza di quei luoghi. Allora io dico con chiarezza, i ticket a pagamento no, non si fa pagare l'ingresso in una città o in una strada o in una piazza, ma ci sono oggi delle tecnologie nuove, non invasive, quando leggo ogni tanto di tornelli, varchi. Ma chi parla no, di tornelli? Non si parla di tornelli. Ci sono dei metodi poco invasivi, per cui se tu stabilisci che, parlo di un'altra città, perché sono a Roma, mi fanno parlare sempre di Roma, no, vabbè, che a Piazza San Marco ci possono stare al massimo 5.000 persone, 10.000 persone, non lo so, e che sopra quella soglia di persone c'è un problema di sicurezza e di tutela, quando ci sono più di quelle persone, perché ho contato gli accessi, con i mezzi tecnologici nuovi è abbastanza facile e sono strumenti non invasivi, fermo il flusso, finché non c'è un deflusso non faccio entrare altre persone. Mi sembra piuttosto semplice, anche argente. Naturalmente è un tema dei sindaci questo, quindi noi stiamo ragionando anche di fare un incontro molto breve, ma a termine molto breve, con i sindaci delle 5 città che hanno più questo problema, Firenze, Venezia, Roma, Milano, Napoli, per capire insieme come si possono trovare dei criteri. Se c'è stato un primo tempo in cui, anche facendo delle grandi consultazioni pubbliche, io ricordo che prima di approvare la riforma in Consiglio dei Ministri con Matteo Renzi, avevamo voluto consultare tutti i cittadini su quelle che erano le nostre idee sulla pubblica amministrazione, avevamo ricevuto 40.000 email, quindi c'è stato un primo tempo di consultazione e scelta su cosa intervenire. Un secondo lungo tempo, che è stata la fase legislativa, oltre 20 decreti legislativi, che non sto qui, non vi preoccupate a raccontarvi, temo che sarebbe noioso, però se volete e avete passione per questo c'è la Gazzetta Ufficiale, dico solo il numero per farvi rendere conto di quanto imponente è stato questo sforzo legislativo. E poi ora il terzo tempo invece è il tempo delle cose che cambiano ed è per questo che
abbiamo voluto con Matteo Renzi che a parlare di pubblica amministrazione oggi ci fossero alcune delle persone più importanti che stanno attuando tutti i cambiamenti su cui noi in questi 3 anni abbiamo con determinazione lavorato. Diego Piacentini alla mia destra, Raffaele Cantone alla mia sinistra. Lo dico perché per noi la riforma della pubblica amministrazione è sempre stata qualcosa che doveva diventare cambiamento concreto positivo nella vita dei cittadini e degli imprenditori, nella loro interazione con la pubblica amministrazione, cioè tutti i giorni. E siamo partite proprio da alcune domande che di fatto nascondevano delle ingiustizie, cioè è giusto o no che quando si fa una domanda alla pubblica amministrazione, quando si chiede un'autorizzazione, quando si ha un'idea la si vuole realizzare, ma per questo ti serve un sì o un no dall'amministrazione pubblica, si debba aspettare un tempo indeterminato, incerto? È giusto o no che se l'amministrazione sa che io ho l'amianto sotto casa, il cittadino abbia il diritto di saperlo, di conoscere quindi i dati e i documenti che ha a disposizione la pubblica amministrazione? È giusto o no che persone che hanno fatto un concorso vengano contrattualizzate dall'amministrazione pubblica con continui contatti temporanei che diventano una forma di precariato storico in violazione delle norme che lo Stato stesso ha voluto porre? È giusto o no che per comprare un biglietto aereo io posso usare lo smartphone, per fare diciamo tante operazioni con il sistema privato io posso in via digitale in modo molto semplice utilizzare la tecnologia che è uno strumento potente che oggi abbiamo a disposizione e che 20 anni fa non c'era, e che questo non avvenga per i servizi della pubblica amministrazione? E partirei proprio dal tema del digitale, visto che c'è Diego Piacentini, ricordando che da questa domanda retorica sul perché io con uno smartphone potevo comprare i biglietti aerei e non invece ricevere i servizi pubblici, abbiamo iniziato un cammino con Matteo Renzi a Venaria, ormai quasi 2 anni fa, ed è stato da lì, da quel luogo meraviglioso, che abbiamo voluto lanciare la sfida della digitalizzazione della pubblica amministrazione. De Vincenti, allora, benvenuti al Sud è il titolo di questo nostro approfondimento. Intanto le piace il titolo che abbiamo scelto? Molto, anche perché mi piace molto il Sud, e quindi benvenuti al Sud mi sembra un titolo perfetto. Che fra l'altro ricorda anche un titolo di un film che ebbe particolare successo. Allora, senta, Ministro, io ho qui con me le parole che lei ha pronunciato il mese scorso a Matera, era in compagnia del Presidente del Consiglio, che ha ricordato come questo sia un momento importante soprattutto per le imprese, per investire nel Sud, e lei ha aggiunto: negli ultimi 2 anni il Mezzogiorno ha preso a crescere più del Centro-Nord e questo ha contribuito ai risultati che stiamo vedendo, questo aiuta tutta la penisola. In particolare a che cosa si riferiva? Beh, intanto che dopo circa 30 anni in cui fino al 2014 il Mezzogiorno cresceva meno del resto del paese, o addirittura durante la crisi il PIL è caduto più che al Centro-Nord, quindi il divario si era allargato. Finalmente con il 2015 il Mezzogiorno è cresciuto un po' più del Centro-Nord, 1,1 contro 0,8, che però è comunque un primo segnale. Nel 2016 le stime adesso si stanno aggiustando, stiamo verificando con Istat e Svimez, anche nel 2016 dovremmo avere una crescita leggermente maggiore del Centro-Nord. E la cosa più importante è l'occupazione, che cresce al Mezzogiorno più che al Centro-Nord in modo significativo, e il fatto che questa crescita del PIL, certamente ancora insufficiente, noi abbiamo bisogno che tutta Italia cresca di più. E abbiamo bisogno che il Sud cresca molto di più, in modo che si stringa il divario.
La crescita ancora insufficiente, però si sta consolidando, questo è il segnale importante. In particolare nel 2016 si è avuta una ripresa molto forte dell'industria nel Mezzogiorno, più 3,4%, nettamente superiore al centro-nord, e è il settore che è cresciuto di più. Quando cresce l'industria, il segnale è positivo, significa che la ripresa si sta consolidando. Per il 2017 abbiamo dei primi indicatori importanti. Il credito d'imposta sud, che abbiamo rafforzato con il decreto legge dell'inverno scorso, nei primi mesi del 2017 già vede domande di credito d'imposta per 700 milioni, significa 2 miliardi di circa 2 miliardi di investimenti in più nel Mezzogiorno da parte delle imprese private. I dati sull'occupazione nel 2017, in questo momento abbiamo i dati che ci ha fornito l'Agenzia per le politiche attive del lavoro, ci dice che i giovani che hanno trovato l'incremento di occupazione giovanile nel Mezzogiorno nei primi 4 mesi è stato di 55.000 persone. Insomma, i segnali ci sono. C'è ancora molto da fare, ma la cosa importante di questi segnali, l'abbiamo detto a Matera, è che ci dicono che nel Mezzogiorno abbiamo energie, capacità imprenditoriali, competenze lavorative, eccellenze, i dati sulle esportazioni crescono più che nel centro-nord, quindi capacità di stare sui mercati internazionali. Come abbiamo detto a Matera, il Mezzogiorno può essere e deve essere protagonista della propria rinascita e questo serve a tutto il nostro Paese. È un paese dove il passato non è passato, ma il futuro è già arrivato. È già qua. Perché se noi andiamo a guardare oggi il mondo del lavoro è fatto da milioni di metalmeccanici, da milioni di muratori, da milioni di falegnami, da milioni di facchini, di persone che fanno le pulizie. Quando parli con queste persone e gli dici l'innovazione, la tecnologia, la digitalizzazione, poi dice ma io vado col secchio, lo straccio, fammi capire di cosa diavolo stai parlando. Tutto. Non vuoi occuparti di me e quindi ti occupi di questi meravigliosi, futuribili mestieri che però riguardano 50 persone. Allora bisogna evitare con cura di fare questa sciocchezza, bisogna parlare del mondo com'è, con i problemi, le contraddizioni, le discriminazioni, gli sfruttamenti, le cose che ci sono, le ingiustizie, le iniquità che ci sono, che non sono un'invenzione, sono lì davanti a noi e che vanno combattute. Ma guardare al mondo com'è non significa non capire che questo mondo cambia, sta cambiando, e che magari il tuo mestiere di meccanico oggi è già un po' diverso da ieri e domani sarà diverso da oggi. Tu non è che sparirà la capacità e la competenza necessaria per fare quel mestiere, ma si evolverà perché la macchina sarà diversa. Ma è chiaro che una macchina a controllo numerico che funziona con un computer caricato a distanza con 50 attrezzi che lavorano da soli funziona in una certa impresa. L'impresa artigianale che ha fatto storicamente gli stampi continua ad andare avanti con un tornio, con una fresa, che vanno gestiti da un signore che ha una particolarissima competenza, cioè che ha un mestiere, che sa fare quelle cose. Quindi noi dobbiamo sapere che convivono queste situazioni. E quindi la paura e la preoccupazione, da una parte, è figlia della realtà. Perché fino a quando io sto di fianco a me uno che vive così, e qualcuno mi racconta che il mondo è un altro modo, io dico ma intanto il mio vicino di casa o mio figlio sono in questa condizione, quindi se mio figlio e il mio vicino di casa stanno così vuol dire che il mondo è fatto così. Quello che mi racconti tu è un futuro che forse sarà meraviglioso ma è di là da venire. E quindi il primo tema, tenere una fortissima correlazione tra la realtà, i problemi che la realtà ci propone e ciò che cambia, ciò che arriva, ciò che è in divenire. La seconda questione, molto delicata, è figlia del fatto che noi sul tema dell'innovazione e del cambiamento, questo Paese ci è arrivato male e tardi. Perché noi abbiamo vissuto 2 crisi, una dopo l'altra, e per 10 anni tutto ciò che accadeva in questo Paese era figlio della crisi. La crisi finanziaria, Lehman Brothers, piuttosto che il debito pubblico. Ma invece le cose che stavano accadendo erano figlie, per una parte, della crisi, per un'altra parte, dei cambiamenti in essere. Per cui adesso cominciamo veramente a riflettere sul tema dei cambiamenti. Se c'è da attribuire un merito a Industria 4.0 è il fatto
che oggi ha posto in maniera molto radicale questo tema all'attenzione della pubblica opinione. Quindi io credo che dobbiamo avere questa grande capacità di discernimento, di misura, capire queste cose come cambiano e aiutare tutti a guardarle per quelle che sono, e quindi non a raccontarle troppo belle, perché magari molto spesso non sono così belle, e le paure e le preoccupazioni si superano se uno, tra virgolette, si sente accompagnato in questo percorso, in qualche misura aiutato, in qualche misura garantito, protetto, usiamo le parole che vogliamo, perché è socialmente giusto che sia così. Se tu sei dentro un percorso e hai delle problematicità, la collettività ti deve aiutare a transitare, ad andare, a raggiungere la tua meta. Io credo che se avremo la capacità di tenere insieme questi due elementi, non nascondere il cambiamento che c'è, metterlo al centro certamente, ma rendere altrettanto chiaro qual è il percorso e dalla prima parte sapere rappresentare bene il fatto che noi siamo pienamente consapevoli dello stato delle cose di oggi. Quindi sappiamo dove siamo, sappiamo quali sono i problemi, abbiamo un'idea del dove andare, ti accompagniamo in questo percorso. Io credo che se si impianta così il ragionamento, allora si maturerà una cultura capace di comprendere questi fenomeni, accettarli come tali e magari coglierne anche l'elemento di opportunità, perché diversamente, se non si coglie l'elemento di opportunità, inevitabilmente prevale la paura, la preoccupazione, quindi il conservatorismo, l'idea che è meglio stare così perché se cambia è probabile che cambi in peggio.